Nel porto di Ancona procedono i lavori per rinnovare e ampliare il mercato del pesce. A pochi passi la protesta di chi sostiene che la pesca rischia di non avere futuro. Il piano di azione europeo tutela del fondale marino, che punta a limitare la tecnica dello strascico, vietandola entro il 2030 su milioni di ettari di mare, è al centro dell'ennesimo braccio di ferro tra le marinerie e Bruxelles. Gli addetti del settore chiedono di rivedere norme che, secondo imprese e lavoratori, metteranno a repentaglio l'assetto economico e sociale del comparto, con ripercussioni sull'occupazione e sulla sicurezza alimentare. Il rischio è di dover dipendere dalle importazioni. Noi siamo sostenitori del nostro pesce dell'Adriatico, del nostro pesce fresco, perché qualitativamente è uno dei migliori a livello europeo e quindi è necessario garantirlo da qui ai prossimi 20 anni. L'accusa nei confronti dell'Europa è quella di non basarsi su dati scientifici aggiornati e accurati, aprendo così la porta a una concorrenza sleale nel bacino del Mediterraneo, dove i paesi non aderenti alla UE continueranno ad operare con normative ambientali e del lavoro ben diverse dalle nostre. Le norme di sicurezza igienico-sanitarie degli altri paesi non sono come le nostre, quindi in questo caso avremo anche una ripercussione su quello che sarà proprio il prodotto ittico che purtroppo troveremo nel nostro piatto, e ancora di più ci sarà il problema della sostenibilità economica dell'impresa della pesca. Lo strascico, sottolineano i pescatori, aiuta anche a pulire i fondali. In questo cassonetto i rifiuti che le barche anconetane hanno trovato nelle loro reti negli ultimi giorni. La pesca a strascico è l'unica attività in mare in questo momento che può recuperare la plastica dispersa in mare. Lo sta facendo, lo potrà fare in una maniera molto più massiccia appena le leggi ce lo consentiranno. Nelle Marche sono circa 800 le imprese del comparto. A fine mese si terrà un Consiglio europeo proprio sulla pesca. Il governo italiano chiederà una revisione del piano d'azione.